Ospite di questa puntata di Sport Puglia, il professor Stefano Adamo, vicepresidente del Lecce, assieme a Corrado Liguori. È ordinario di economia aziendale all'Università del Salento, figlio d'arte perché figlio del mitico Adamo, che ha cresciuto tre o quattro generazioni di calciatori nel capoluogo salentino. Naturalmente sto parlando di Attilio Adamo. Buonasera, professore. Buonasera a voi, a tutti i vostri spettatori e, come dire, a chi vi segue, tifosi, sì, a tutti i tifosi, insomma. Sì. Senta, professore, con quale spirito lei ha accettato questo bellissimo incarico, prestigioso incarico di vicepresidente del Lecce? Beh, con lo spirito che un salentino che ama la propria terra, il proprio territorio, la propria città, il Lecce può avere in questi casi. Per me è una doppia felicità e anche un doppio impegno, nel senso che la responsabilità è grande e forte, in quanto, come dicevo, alla felicità si associa il problema di aver accettato di far parte di questo gruppo, di questa avventura, in un momento che non è proprio dei migliori per l'Unione Sportiva Lecce, un momento critico, e l'idea è quindi quella di associare sicuramente alla felicità del vivere in prima persona l'Unione Sportiva Lecce anche il senso di responsabilità nel cercare di condurre in porto nel miglior modo possibile questa avventura. Abbiamo detto figlio di Attilio Adamo, qual è il ricordo più bello che le ha lasciato suo padre? Beh, ricordi di papà ce ne sono tanti, belli. Ecco, a me piaceva vedere lui felice quando i suoi allievi riuscivano a realizzarsi. Intendo dire realizzarsi nel senso più ampio dell'espressione, perché per papà era importante vedere che i suoi allievi si realizzassero nella vita, in primo luogo. Se poi il raggiungimento dei traguardi aveva a che fare con il calcio, doppiamente felice. Ecco, uno forse dei momenti che ricordo, io ero bambino ovviamente, la sua felicità quando un anno quattro dei suoi allievi vinsero contemporaneamente in categorie diverse tre campionati. Franco Causo vinse lo scudetto con la Juventus, Mario Russo vinse uno scudetto e vinse il campionato di Serie B, credo, con l'Atalanta, con la Ternana, con la forza della Ternana, andando dalla B alla A, e Mimino Renna e Aldo Sensibile, che dalla Serie C vinsero il campionato andando in Serie B con il Brindisi. Sì. Era la Ternana di Viciani, la Ternana di Viciani, quella del gioco corto? Sì, quella del gioco corto. Era una delle colonne di quella Ternana. Lei è stato per anni, quattro anni precisamente, presidente della Juventina, società storica, ne ha fatto un breve cenno nella risposta precedente, società storica che ha lanciato tantissimi campioni e tantissimi calciatori comunque, anche se non tutti ovviamente campioni, le cui meravigliose immagini sono riassunte in questo bellissimo DVD, La storica Juventina dal 1946. Ecco, in questa squadra hanno esordito e sono maturati, l'ha detto prima, Antonio Conte, Io Causio, Mimmo Renna, Mario Russo e Aldo Sensibile. Lei poi ha voluto continuare quel discorso che suo padre aveva intrapreso fino a pochissimo tempo fa. Sì, proprio fino a qualche tempo fa, perché prima di appunto assumere questo impegno con l'Unione Sportiva Lecce ho avuto il piacere di portare avanti il progetto della Juventina, una società sportiva dilettantistica storica per Lecce, in quanto appunto è fondata nel 1946, ma che può annoverare appunto nell'ambito del suo palmarès, a parte una serie di vittorie importanti a livello di settore giovanile, perché per quanto avesse una prima squadra e partecipasse da sempre ai campionati dilettantistici fino alla promozione, fatto prima categoria, seconda categoria e così via. Il giornalista sportivo di Torino mi fece notare
che tra Causio, Brio e Conte, provenienti da una piccola società dilettantistica del Sud, nell'insieme avevano fatto più presenze di quanti calciatori della Juventus, del settore giovanile Juventus, arrivati alla prima squadra, avessero fatto. Questo è sintomatico. Se poi ci aggiungiamo anche Pasquale Bruno e Fabrizio Miccoli, abbiamo l'idea della capacità che ha questo territorio di sfornare talenti che raggiungono i massimi livelli. E questo è importante perché, ecco, anche poi nel progetto di questa Unione Sportiva Lecce c'è anche quest'idea di ritornare a lavorare sui nostri talenti locali. E questo sarebbe davvero importantissimo. Parliamo un po' adesso del Lecce. La stagione ha superato il giro di boa, no? Braglia in 12 partite conquista 7 vittorie, 4 pareggi e subisce una sola sconfitta. Sono numeri da promozione, però l'ambiente è un po' deluso per questi due pareggi, soprattutto quello di Rieti, che hanno veramente lasciato un po' di amaro in bocca perché a Rieti si dovevano fare 2 punti in più. Sì, è comprensibile, in relazione a quella che sulla carta erano le possibilità del Lecce di andare a raccogliere più punti di quello che è stato. Tuttavia, pur comprendendo lo spirito dei tifosi, bisogna riuscire a capire che la Lega Pro è davvero difficile. È un campionato difficile dove l'importante, bisogna dire, quello che conta è vincere, gli altri aspetti, quelli estetici e quant'altro, vengono dopo. In questo caso parliamo di due pareggi, certo, però io ricordo che anche dopo la trasferta di Pagani ci furono un po' di musilunghi per aver preso solo un punto a Pagani. Fatto sta che poi abbiamo visto che la Paganese, per esempio, è riuscito a fermare il Foggia in casa del Foggia e così via. E, ecco, può far lasciare un po' l'amaro in bocca col senno di poi il fatto che le due squadre che ci precedono, Casertana e Foggia, abbiano rallentato e noi non abbiamo colto l'occasione. Però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, Meno male che hanno meno male rallentato. che hanno rallentato. È un campionato, torno a dire, difficile. Comprendiamo i tifosi, l'amarezza, la delusione per non riuscire a vincere, però ecco, dovrebbero anche comprendere che il calcio è anche questo, soprattutto la Lega Pro. Credo che il mister Braglia sia una persona molto concreta, è una persona pragmatica, è un tecnico che bada al sodo e che intanto con i fatti sta dimostrando di raggiungere quei traguardi che allo stato attuale è possibile raggiungere. Abbiamo un ruolino di marcia da quando lui è arrivato, che appunto è da promozione, speriamo che continui così. Se poi in qualche situazione perdiamo dei punti, pazienza, speriamo che alla fine dei conti, alla fine del campionato, i conti siano in positivo per noi. Questo è un auspicio, però ricordiamo anche come è nato il progetto. Arriviamo adesso, professore, al progetto. Chiedo invece al vicepresidente, ecco, lo score in casa è di 5 vittorie su 5, parlo della gestione Braglia, fuori casa invece c'è qualche sofferenza. Stefano Di Chiara, interpellato giorni fa da colleghi del Nord, sui problemi del Lecce, ha risposto: manca lo spirito di appartenenza, non solo nel Lecce, è un difetto diffuso negli anni del calcio super sponsorizzato. Non c'è più quello spirito di appartenenza e quella cattiveria che servono per vincere in Serie C. È d'accordo su quello che ha detto Stefano? Ma se Stefano Di Chiara fa un discorso in generale, in linea di principio forse si può anche fare una considerazione in questo senso, però io ho conosciuto i calciatori del Lecce e credo che da parte loro ci sia il massimo impegno e il sacrificio per raggiungere il risultato, l'obiettivo. Non ci scordiamo che poi si va in campo e si gioca contro una squadra avversaria e anche a grandi livelli abbiamo avuto delle situazioni storiche, basti ricordarne uno: la Roma aveva già in tasca un campionato, ospitava il Lecce già retrocesso, perse in casa 3-2, quindi anche il risultato più scontato a volte non incontra poi la realtà dei fatti. Senso di appartenenza, io credo che i nostri calciatori ce l'abbiano, se
Questo magari non traspare dalla tribuna quando si vede la partita e quant'altro, è un discorso differente, ma non credo che sia la situazione di lei. Cioè, i ragazzi li vedo e quando li seguiamo durante la settimana gli allenamenti, vediamo con il giusto impegno, con il giusto attaccamento, con la giusta predisposizione a far bene. Poi io sinceramente non ho mai conosciuto e non voglio conoscere calciatori che scendono in campo per non vincere. È preoccupato del ritardo in classifica. Sono 4 punti dalla Casertana, 2 punti dal Foggia, ma adesso c'è il Benevento che si è così proposto tra il Lecce e il Foggia, e poi c'è il Cosenza che deve recuperare una partita, e quindi potenzialmente potrebbe anche il Cosenza essere oltre. Preoccupato da questa situazione? No, preoccupato no, prendo atto che è una lotta a più squadre, questo è sicuro. Non sono un tecnico, però da quel poco che comprendo di calcio e capisco di calcio, probabilmente il Foggia è la squadra che da un punto di vista qualitativo, estetico, è la più bella da vedere. Forse la Casertana è più attrezzata nel senso di avere calciatori proprio da Lega Pro. Il Benevento è temibile in quanto negli ultimi anni è sempre arrivato ai playoff, però noi dobbiamo pensare a noi stessi. Ecco, la cosa importante anche in questo campionato è cercare di pensare a se stessi, scendere in campo, rispettare fin dove possibile il ruolino, la previsione che si fa, cercare di ottenere il massimo senza guardare quello che fanno gli altri. Certo, l'occhiata si dà per evitare che fuggano e che scappino troppo avanti, però rispettiamo tutti quanti, ma non abbiamo paura di nessuno, insomma. Un brevissimo pronostico sul prossimo turno, vicepresidente. Il Lecce ospita la Juve Stabia, Casertana e Foggia vanno entrambe in trasferta, Melfi e Catanzaro. Il Benevento gioca partita più facile in casa contro la Lupa Roma. Che turno sarà secondo lei? Fare pronostici non è facile, a maggior ragione nella Lega Pro, dove abbiamo detto poco fa che è una categoria dove tutto è possibile e i risultati delle ultime giornate ce lo fanno notare. E non dobbiamo adagiarci sull'idea che ci possano essere turni a favore, così non ci dobbiamo, come non ci dobbiamo scoraggiare quando ci sono apparentemente dei turni sfavorevoli. Vedi appunto gli ultimi due sembravano sfavorevoli, le nostre due trasferte, alla fine ci è andata bene pur non facendo risultato. E diciamo che sulla carta è un turno che non dovrebbe generare degli effetti negativi per il Lecce. Guardiamola sotto questo profilo, però è da vedere, certo. Senta, è contento di come il direttore sportivo e di come vi state muovendo sulla fronte della campagna acquisti? L'arrivo di Caturano ha, insomma, ringalluzzito tante, tante speranze, poi c'è Losicco e ancora ovviamente mancano diversi giorni alla fine. Beh, il direttore sportivo sta facendo quello che è possibile fare in relazione alle possibilità, ma anche in relazione ai calciatori che ci sono in giro e che è possibile andare come dire, a recuperare sul piano dell'inserimento. Io anche qui comprendo i tifosi che però vorrei che capissero che non è che siamo un supermercato, che si entra e se compriamo Tizio, compriamo Caio, partendo dal presupposto come se le risorse poi fossero infinite, senza considerare poi che per procedere a delle campagne acquisti occorre rispettare dei vincoli, delle regole che ci sono a livello di Lega e quant'altro, che se si superano determinati parametri non è possibile, quindi è molto più complicato di quanto sembra. E sotto questo profilo l'Unione Sportiva Lecce sta cercando di lavorare verso questa direzione, perché per raggiungere risultati importanti occorre avere un'organizzazione importante. Io questo, anche se il risultato sportivo lo fanno i calciatori che scendono in campo, ma questo è poco ma è certo. Un risultato in campo lo si raggiunge se si ha un'organizzazione a livello societario solida e altrettanto importante.
Comunque qualcosa ancora farete perché vi state muovendo. A proposito di organizzazione importante, vicepresidente, diciamo una cosa molto chiara. Siete riusciti a compiere quello che nel calcio italiano potrebbe definirsi un mezzo miracolo, cioè la cordata di gentleman che è riuscita a rilevare il Lecce nel momento della crisi dovuta al proposito della famiglia Tesoro di abbandonare il calcio. E quindi è riuscito quello che molti pensavano che Lecce non potesse mai riuscire. Un insieme di gentiluomini, tra virgolette, che portano e prendono questa patata bollente, che però è naturalmente anche una patata giallorossa che piace a tutti, no? Non solo nel Salento. Beh, certamente, ecco, in questo va dato atto a colui che è stato l'artefice di questo progetto, della formazione di questo gruppo, ossia Saverio Sticchi Damiani. Senza di lui, quello che sta accadendo adesso a Lecce, in questa società, non sarebbe accaduto senza lui. Questo è passato un po' in sordina, perché si è convinti sempre nell'ambiente che tanto arriverà qualcuno sempre a salvare, no, o a prendere redini in mano della società. No, non è così, noi abbiamo davvero rischiato perché, così come va dato atto a Tesoro di essere arrivato in un momento altrettanto difficile, ad aver mantenuto comunque per 3 anni la gestione, altrettanto è da dire in questa occasione lui aveva deciso di lasciare e da quanto ci risulta non c'erano delle proposte concrete per procedente al senso. È stato bravissimo Saverio a farsi appunto, come dire, promotore di questa iniziativa, Infatti il grande tessitore, grande chiamiamolo. tessitore, e da subito devo dire Enrico Tundo e Corrado Liguori lo hanno affiancato. All'invito abbiamo aderito anche altri, siamo 3-4 altri professionisti che nei vari ruoli danno una mano alla società e ultimamente c'è stato anche l'ingresso del nuovo Un suo socio, quasi omonimo, sì, no? Alessandro Adamo, Alessandro. che però non è un Non è un parente, ecco, parente. perché molti hanno pensato ad un legame. Neo entrato in Ne è società. entrato e che dobbiamo ringraziare, che speriamo sia il primo anche di una serie, perché il Lecce ha bisogno dei leccesi, di Lecce, della provincia, ma per l'amore che abbiamo verso la squadra di calcio e per il territorio, questo è importante. Senta, professore, siamo alla fine di questa intervista. Una domanda abbastanza delicata, ma gli intenti della società, di questo gruppo di gentiluomini e di appassionati e di amanti della bandiera giallorossa che si è riunita per portare avanti le sorti di questa società, il vostro intento quest'anno non è vincere subito, mi sembra di capire. Intanto raccogliere il testimone e poi vedere quello che succede, ho capito bene, vedere quello che succede, provare a vincere e programmare eventualmente una vittoria successivamente? Sicuramente è un progetto nel vero senso della parola, ossia è qualcosa che si proietta nel tempo. Quindi l'idea è quella di creare delle solide basi per lavorare nel tempo per il Lecce, per Lecce. Speriamo di vincere subito, però vorrei ricordare le parole proprio di Saverio Sticchi Damiani: noi arriviamo intanto per salvare il Lecce. È chiaro che se la vittoria arriva subito, noi ne siamo felici e stiamo facendo, questo sia chiaro, il possibile affinché la vittoria arrivi subito. Magari sbagliamo, ma come abbiamo già detto più volte, gli errori si fanno solo nel momento in cui qualcuno scende in campo e fa qualcosa. Non sbaglia solo chi sta fermo senza fare niente e magari chiacchiera anche o commenta o dà giudizi. Allora, questi signori non sbagliano mai, sicuramente. Professore e vicepresidente, un grande in bocca al lupo per le sorti giallorosse. Le faccio un'ultima battuta perché ieri sera voi avete, questo pomeriggio anzi, voi avete presentato il libro di Franco Causio, L'unica cosa che conta è vincere, la famosa e celebre frase di Giampiero Boniperti ai tempi della Juventus, quando Causio e Boniperti vincevano tutto assieme a Trapattoni. Ecco, un libro importante che segna una filosofia. Anche suo padre, Attilio Adamo, amava dire questa frase con un significato però un po' diverso.
Sì, il significato era appunto più ampio. Per papà l'importante era realizzarsi nella vita, vincere nella vita. E questo significava non necessariamente nel mondo dello sport, ma nel mondo del lavoro. E parliamo di tempi in cui anni 50, 60, in cui c'era sì. In una città come Lecce c'erano tante difficoltà, non c'erano strutture sportive e quant'altro, e lo sport serviva anche ad allontanare i giovani dalle strade sbagliate e aiutava, però era una scuola, una palestra di formazione, di educazione anche alla vita. E lui, come dicevo prima, era altrettanto contento di veder realizzati i suoi allievi nella vita. Poi se si realizzava nello sport, doppia soddisfazione, Causio sicuramente uno di questi, non ci scordiamo che Franco Causio è un leccese che è stato campione del mondo. Campione del mondo e negli albi d'oro compare Franco Causio, Lecce, 1982, campionati mondiali di Spagna, è un leccese e questo ci deve riempire di soddisfazione. Poi ha giocato anche nel Lecce, non solo è partito dalle giovanili, ma poi ha giocato in conclusione carriera nel Lecce, così come hanno fatto tanti altri. Chiaramente molti tifosi avrebbero gradito che Franco Causio avesse giocato sempre nel Lecce, dall'inizio alla fine, però probabilmente l'auspicio ci sarebbe stato ugualmente, però difficilmente sarebbe diventato campione del mondo rimanendo nel Lecce. Però questo non significa che non dobbiamo essere tutti quanti tifosi orgogliosi di Franco Causio, fermo restando la nostra fede giallorossa e con un Forza Lecce e con un Crepi Lupo che non le ho riferito prima. Mi piace chiudere la giornata di oggi, che è stata una bella giornata. Grazie professore, in bocca al lupo davvero per il Lecce e per la sua attività universitaria. Se io le chiedessi tra 2 anni come si immagina da dirigente calcistico, difficile risposta, no? Chiudiamo così? Si fa un augurio personale? No, io l'augurio non lo faccio a me stesso. Potrei anche essere un semplice tifoso, l'augurio che faccio è di essere un tifoso che va a vedere una partita del Lecce in una lega diversa, andando verso l'alto. Non necessariamente da dirigente, anche da semplice tifoso, perché quello è il vero obiettivo. Grazie.